You got her involved just for that? No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Farti ammazzare. Allora, sei pronto per il tuo destino? La madre del ragazzo è morta. Voleva che spargessimo le sue ceneri sul picco più alto di tutti i regni. Gli dei di questi regni non sono gentili con gli stranieri, credimi. Tu sei una dea. Il capo dei Vanir in passato, ma ora non più. C'è solo una persona che possa portarvi dove dovete andare. Prima dovrai tagliarmi la testa. Fratello, Odino ti osserva. Ora che stai sterminando la sua stirpe. Quando arrivai su questi lidi scelsi di vivere da uomo. Ma la verità è che io sono nato Dio e lo sei anche tu. Possiamo fare quello che vogliamo. Ci sono conseguenze se uccidi un dio. Madre. No, stanne fuori, Kratos. Non ha niente. No, 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 figlio mio. Mio adorato, dolce figlio. È mia madre. Guarda, se era un gigante. Io sono un gigante. C'è solo una cosa che non capisco. I giganti mi chiamano Loki. Ci penseremo un altro giorno. Hai fame? Dove andiamo? A casa. La bufera sta rinforzando. Preparo la slitta. Thank you.
Ti aiuto. Sei pronto? Spero che Fenrir abbia dormito. Forse mangerà quando arriveremo a casa. Molto malato, Atreus. Lo so, ma ieri stava un po' meglio. Finché non è peggiorato. Se continuo a mangiare, non mi arrenderò con lui. Sentito? Sì. È lei! È lei. Il cerchio non è lontano. Sta in guardia! Non si arrenderà così facilmente, vero? Non lo fa mai. Sta attento. Eccola! Padre! Lascialo! Preso! No! Allontaniamoci da lei! Ci sto provando! Lassù! Ma che... Ah, attenzione! Gli alberi stanno cadendo! Ci è mancato poco. Sta tornando di nuovo! Atreus! Io non voglio combattere! Sto perdendo la presa! Padre! Ti tengo! Tieniti forte! Il cerchio di protezione è vicino! Oh no! Freya, non siamo tuoi nemici! Freya, fermati! Non costringermi a farlo! Kratos! Ah! Veloce! Forza, forza, forza! Siamo dentro al cerchio. È fatta. Andiamo a casa. Specchi, svanna. Hop. Scusa se non l'ho colpita. Non volevo che la colpissi. Spero che lasci perdere. Le hai salvato la vita. Ho ucciso suo figlio. Non può lasciar perdere. Già. La morte di Baldur deve aver dato inizio al Fimbulwinter. Non ha mai smesso di nevicare da allora. Pensi che le cose miglioreranno? Un giorno. Ma il peggio deve ancora arrivare. Dobbiamo essere forti.
Faccio io. Prendo il cervo. Su, mangiate. Non lo sento. Mi saluta sempre. Atreus. Fenrir! Stai bene? Sono qui, Bella. È tutto a posto. Lo so. Mi sei mancato anche tu. Dov'è il cibo? Hai fame? Forza, Bella. Devi mangiare. Mangia. Che c'è? Troppo grande? Così si fa. Bravo. Atreus, il momento si avvicina. È meglio che ti prepari. Per cosa? Mangia ancora, lui vuole vivere. Sta morendo. Sei un bravo lupo. Coraggioso. Veloce e forte. Ma ora devi riposare. Ok? Io starò bene. Lasciati andare ora. Devi lasciarti andare. Sofna, Upfra, Dessu, Sofna, Hedan, Sofna, Sofna, Sofna. Ci addestriamo. Cosa? No. Ora è notte fonda. La notte non ferma i nemici. Perché? A che scopo?
L'unica cosa che facciamo è addestrarci. Ma non basterà. Non possiamo nasconderci in Eterno. Noi non ci nascondiamo. Ci prepariamo per una battaglia per cui non siamo ancora pronti. Ora va. Non c'è più tempo. Per le profezie, il film of Winter conduce alla Ragnarok. La guerra è vicina. Qualunque cosa si suppone che faccia, Loki dovrebbe farla ora. La mia storia non finisce in questo bosco. Dovrei essere laggiù, a scoprire chi sono io, chi è Loki. Non permetterò che tu vada a litigare con gli dèi. Io non voglio litigare con nessuno. Io voglio solo risposte. E se dovessero portare alla guerra con Asgard? Forse mia madre lo voleva. Noi non sappiamo cosa volesse. Così non lo sapremo mai. Senti. Posso stare un momento con Fenrir prima di seppellirlo? Beh, la riconoscerei ovunque quell'espressione cupa. Ti va di dirmi cosa è andato storto? Il lupo è morto. Oh no, non Fenrir. Il ragazzo come l'ha presa? Non bene. Va a seppellirlo. Oh, cavolo. Ok, fratello. Buonanotte. Kratos. Vuoi venire con me? Sei pronto? Cammini come se portassi i Ymir sulle spalle. È la tua caccia. Io ti seguo. Va bene, brontolone. Ucciso da poco. Almeno non ha sofferto. Dovrei decifrare i tuoi borbottii. Dimmi cosa pensi. Era un predatore. Un lupo, sì. I predatori uccidono. È così che va il mondo. Le tue sono parole false.
Avvicinati lentamente. Va tutto bene, piccolino. Vogliamo aiutarti. Vero? No, no, no! Avanti. Il lupo malato che era fuori dal cerchio è riuscito a entrare. Come avevo previsto. Dovevamo agire. Non ci riguardava prima. Ora sì. Un problema non deve diventare affar nostro solo se ci entra in casa. Se possiamo limitare i danni che può causare, dovremmo fare qualcosa. Perché nasconderci e non agire? Noi non ci nascondiamo. Devo occuparmene io? Bravo. Rimane poco tempo, amore mio, e c'è molto da fare. Fratello! 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 Dov'è Atreus? È per questo che gridavo. È andato a seppellire il lupo e non è tornato. Non sarà lontano. Il baratro di Baldur è troppo instabile. Atreus non lo farebbe. Non è stato aperto. Anche qui niente impronte. Vediamo. Le impronte vanno verso il fiume ghiacciato. Probabilmente è lì che l'ha sepolto. Il fuoco è quasi spento. Dove potrebbe essere andato da qui? Si è infilato qui. Ti sei agitato molto nel sonno, più del solito. Incubi? Sogno il passato, quasi ogni notte. Ah, i brutti vecchi tempi in Grecia? No, sembra che Fei voglia dirmi qualcosa. Non mi starai dicendo che parli di nuovo con gli spettri? No, ma questi non sono semplici ricordi. Parla chiaro, fratello. Le tracce si fermano qui. Trento!
E non siamo soli. A sinistra! Controlliamo il cerchio protettivo. C'è un albero più avanti, no? Quindi? Avevi ragione. Il cerchio è rotto. Questo spiega gli intrusi. Cos'è successo qui? Un orso, sbranato. Da cosa? Un orso più grande, ferito. Hanno distrutto l'albero. Troviamo Atreus. Sì, tra gli animali e i banditi potrebbe aver cercato un riparo. Seguiamo il sentiero, vedrai che lo troveremo. Il sentiero continua dall'altra parte, se riesci a liberare la strada. Hai idea del perché il ragazzo sia andato via? Abbiamo litigato. Per lui mi nascondo da Odino. È la cosa giusta da fare, dato che hai ucciso tre dei suoi. Arriverà alla resa dei conti. Ecco perché Atreus deve imparare a cavarsela. Oh, parli della profezia. Solo perché ti sei visto morto su un muro dei giganti pieno di profezie altrimenti accurate. Io non credo nelle profezie. Bene, allora. C'è molto sangue, fratello. Dobbiamo trovarlo. E a quale parte della profezia credi, Mimir? Sono scettico per natura, ma abbiamo visto cose che non so spiegare. Quindi, pur essendo l'uomo più sapiente del mondo, non ne ho idea. Yeah!
Ok, dov'è finito quel sentiero? So cosa stai pensando, fratello, ma Atreus è in grado di cavarsela. Gli ha insegnato bene. Me lo dice spesso. Torce. E le tracce vanno in quella grotta. Beh, noi sappiamo dove andare. Possiamo entrare senza farci notare. O puoi fare quello. Sono i banditi da cui hai salvato i lupi? No. Questi non sono qui da molto. Passa da qui, porta in profondità. Ce ne saranno altri. Beh, qualcuno ha incontrato l'orso. Quello ha una fionda, attento, fratello! Atreus, sei qui? Forse Atreus è venuto qui in cerca di riparo, ha proseguito quando ha visto i banditi e poi è arrivato l'orso. È andato su tutte le furie, direi. Pensi che l'orso inseguisse Atreus? O forse l'orso era ferito e Atreus lo inseguiva per aiutarlo, sai com'è fatto il ragazzo. Atreus, dove sei? Ah!
trovato l'orso, o viceversa. Ecco, arriva! Ah, l'hai fermato! Atreus! 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 Oh, cosa? Prima concentrati, guarisci. Cos'è successo? Non te lo ricordi? Ho sepolto Fenrir. E poi... non lo so. Ero molto triste. Ed ero arrabbiato... e impaurito. Mi ricordo che... correvo. C'era un orso. Caricava e caricavo anch'io. Sarà stato un sogno. Le tue emozioni ti hanno trasformato. Io non sapevo di poterlo fare. Tu non hai fatto niente. Ti hanno sopraffatto.
Perciò il tuo addestramento non va interrotto. Non conosciamo l'entità dei tuoi poteri. Sarebbero pericolosi, senza disciplina né controllo. Mi hai già insegnato la disciplina. Ma io voglio di più, voglio risposte. Risposte che tu non hai. Risposte che aveva tua madre. E che ha tenuto per sé. E se qualcuno potesse aiutarci? Qualcuno che può darci risposte sui giganti e su chi dovrebbe essere Loki? Atreus. Non sarebbe utile capire cosa diventerò? Atreus! Ascoltami. Avrei potuto ucciderti. Finché non saprei controllarti, non correremo inutili rischi. Anche non fare niente è rischioso. Me l'hai insegnato tu. Smettila di pensare da padre e prova a pensare da generale! No! No. Ricomponiti. Vogliamo parlare del fatto che è diventato un orso? È necessario? Non ora. Ripariamo il cerchio di protezione e torniamo a casa. Che cos'è successo al cerchio? Sei stato tu. Quindi dai la colpa a me? Non ti sto incolpando, Atreus. Beh, con quella voce...